Oggi a Terza Pagina vi presentiamo l'ultimo romanzo di Maurizio De Giovanni, ma prima incontriamo una pittrice che ha messo la propria arte a servizio della causa dei bambini albini africani. Pennellate tenui, visi accennati, rotondità allusive per raccontare l'universo dei figli della luna. Espressione gentile, persino poetica, per un'anomalia genetica che in Africa vale quanto una maledizione. Alessandra Di Francesco, sensibile artista romana, ha dedicato la sua ultima mostra ai bambini albini, creature fantastiche che le hanno stregato l'anima, diventando fonte di ispirazione. Il Big Ben è stato veramente l'incontro con un'immagine di una bambina mutilata. Io sono stata colpita dalla regalità di queste creature che, pur essendo discriminate, cacciate appunto perché considerate degli amuleti, spesso abbandonate dai genitori, mi ha colpito la bellezza di queste creature, la bellezza e la regalità e poi anche la danza. Gli albini, in alcune regioni del continente nero, sono guardati con sospetto. Fantasmi, demoni, teste sbucciate per popolazioni ancora imbrigliate da riti ancestrali e superstizioni, sono oggetto di discriminazione e non di rado anche di vera e propria persecuzione. L'approccio estetico della Di Francesco arriva dopo un lungo percorso conoscitivo che l'ha portata a cogliere la fragilità magica di queste creature, la loro marziana presenza, arrivando ad esaltare le ombre bianche che popolano l'immaginario collettivo africano, restituendo dignità ad una bellezza diversa e per questo spaesante. La bellezza è diversa, è nascosta, è parte come dal basso, come dicono persone autorevoli. Va come ritrovata altrove. Quindi sono vestiti con questi abiti astrati e quindi con questi cappelli, con questi occhiali da sole e sembrano straordinariamente curiosi e diversi. Un dramma, quello degli albini africani, risolto dalla pittrice con tenerezza, illuminando esistenze socialmente ai margini, è arrivata a collaborare con la ONG Under the Same Sun, che da anni si occupa di bambini albini in Tanzania. Il 5 dicembre del 1791 muore a Vienna Wolfgang Amadeus Mozart. Simbolo universale della musica, genio irripetibile, bambino prodigio, compositore ineguagliabile. I suoi concerti per pianoforte, le ultime sinfonie, il concerto per clarinetto, opere liriche immortali come il Don Giovanni, le nozze di Figaro, il flauto magico, costituiscono un vertice inarrivabile della creatività umana. I giorni che scorrono in maniera frenetica alla ricerca di potere e di ricchezza, ma anche impegnarsi in attività sportive, avere degli hobby o concedersi al vizio, soluzioni più o meno condivisibili per combattere quella sensazione di vuoto con cui ognuno di noi, chi prima, chi dopo, avrà a che fare. Ed è proprio questo vuoto che lo scrittore Maurizio De Giovanni ha voluto mettere al centro del suo nuovo giallo. Il libro Vuoto per i bastardi di Pizzo Falcone è un passo ulteriore sulla linea narrativa dei romanzi, che si differenzia dalla linea narrativa delle fiction. I personaggi sono ovviamente gli stessi, le storie sono mutuate, ma le orizzontali, cioè le storie dei personaggi, sono un po' diverse. Vuoto è un po' una storia di una scomparsa. I protagonisti, manco a dirlo, sono gli ormai famosi bastardi di Pizzo Falcone, che questa volta si trovano ad indagare su una sparizione. Si tratta di una donna, una professoressa di lettere di un liceo che senza alcun segnale, avviso o indizio di qualunque natura svanisce nel nulla. Il concetto di vuoto è sempre presente nelle pagine di una storia che indaga sulla natura dell'essere umano. Il problema da risolvere è quello di chiarire cosa abbia portato una persona con una vita apparentemente piena a manifestare un vuoto incolmabile e tragico e quindi a dileguarsi. È importantissimo ed è fondamentale indagare le ragioni. Non è tanto interessante chi sia stato, ma è interessante sapere perché l'ha fatto. Quindi il vuoto che proviamo tutti in realtà è pieno di un sacco di butte cose. Andare a cercarle, tirarle fuori dal baule, guardarle singolarmente, prendere atto di quello che c'è di brutto nel vuoto è l'unica cosa che può aiutarci a superarlo.